da imprenditore in un quadro geopolitico così movimentato, quali sono i rischi e quali sono gli strumenti per tutelarsi da questi rischi? Sicuramente in questo periodo i rischi in parecchie zone del mondo sono elevati. È evidente che un'azienda, un'impresa non può scommettere sui rischi che ci sono a livello internazionale. Proprio per questo motivo che in realtà come le nostre piccole e medie imprese, ma anche grandi imprese, devono trovare soluzioni come quella di garantire il credito. Noi l'abbiamo fatto parecchie volte con SACE, Factoring, riuscendo ad arrivare a garantire tutto ciò che esportavamo e quindi a mitigare tutti quelli che erano i rischi legati al mancato pagamento da parte dei clienti. SACE sicuramente fa un'analisi su questi rischi, ma fa anche un'analisi sui clienti, sui singoli clienti, e questo ci permette di avere una consulenza gratuita su quelle che sono le caratteristiche dei nostri clienti, cosa che noi non potremmo avere in autonomia. Quindi ci sono dei rischi, ma ci sono anche degli strumenti per tutelarsi. Assolutamente, dobbiamo abituarci sempre più a farlo.